Valigia di salvataggio per non tornare indietro. Nel comune dell'Aquila questa mattina la consegna simbolica della valigia del progetto partito nel 2014 grazie all'associazione Salva Mamme. Il kit sarà consegnato alle donne che si rivolgeranno al centro antiviolenza. Purtroppo i numeri sono altissimi. Già nel 2024 ci sono state tante chiamate. Obiettivo avere una rete antiviolenza strutturata e avere un primo presidio per non essere lasciate sole nell'immediatezza. L'iniziativa rientra nel programma di eventi Marzo e Rosa promosso dal comune. Intanto è un'altra delle iniziative del Marzo e Rosa, questa volta offriamo un presidio di pronto aiuto alla donna che decide di denunciare la violenza domestica e di non tornare più a casa. Non lo facciamo da soli, lo facciamo con l'associazione Salva Mamme, con Katia Pacelli, e lo facciamo sotto l'ombrello sicuro della Polizia di Stato. Vogliamo dire alle donne, in questo caso aquilane, che c'è una rete strutturata, nella quale entrano anche naturalmente i centri antiviolenze, che le aiuta a denunciare nell'immediatezza e a non tornare indietro, perché molte donne continuano a non denunciare per paura. Su questo noi dobbiamo essere incisivi, offrire un aiuto nell'immediatezza e assicurare un'assistenza per il dopo. All'incontro, oltre all'assessore alle pari opportunità Ersilia Lancia, hanno partecipato Katia Pacelli, psicologa e direttore dell'associazione Salva Mamme, Massimiliano Bizzozero, sovrintendente attività sociali del gruppo sportivo Fiamme Oro Rugby Polizia di Stato, Rosalba Angeloni, dirigente della divisione anticrimine della Questura dell'Aquila, e Mara Sacchetti, vicepresidente dell'associazione Donatella Tellini, centro antiviolenza dell'Aquila. La mia associazione si occupa di famiglie in difficoltà socio-economica, quindi un aiuto concreto alle persone che hanno difficoltà per la crescita dei bambini. Da lì però ci sono arrivate delle donne che chiedevano di essere aiutate nell'allontanarsi di casa perché vittime di violenza. Nasce così il progetto Valigia di Salvataggio, ormai attivo dal 2014, è un progetto di sostegno alle donne in attesa della presa in carico dei centri antiviolenza, proprio per permettere loro di non tornare indietro, quindi di non dover tornare a casa a riprendere le loro cose, ma soprattutto di essere sostenute in un momento particolare, che è quello dell'allontanamento, per non ripensarci.